Suoni nuovi, il suono della nuova musica. Conduce in studio Giomba. Amiche ed amici di Suoni Nuovi, ben ritrovati insieme. Io sono Giomba, questo è Suoni Nuovi, il suono della nuova musica. Il format che vi porta alla scoperta della nuova scena musicale emergente. Scopriremo tanti artisti e tanta musica che davvero vale la pena di essere scoperta e conosciuta, ma scopriremo anche tanti aneddoti e tante storie che davvero valgono la pena di essere raccontate. E sono certo del fatto che tra queste voci si nasconda la voce di un futuro, ma neanche troppo lontano. Vi ricordo che Suoni Nuovi va in onda anche su Radio in Diffusione dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19 e replica sabato e domenica dalle 12 alle 13, ovviamente su www.indiffusione.com. Salutiamo gli amici e tutta la community di Radio in Diffusione e ricordiamo che In Diffusione è la prima community italiana dedicata alla musica nuova ed emergente, che offre agli artisti strumenti per creare, distribuire e promuovere la propria musica. Perché lo sapete, lo dico sempre, In Diffusione è generatore di opportunità. E come dico sempre, diamo voce alle nuove voci. Suoni nuovi. Bene, 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 cari amici, iniziamo subito la nostra puntata e lo facciamo con il nostro primo ospite. Do il benvenuto a Nicolas. Ciao Nicolas, benvenuto a Suoni Nuovi. Ciao a te, come stai? Tutto bene, grazie. Insomma, tutto bene. Reduce da una Pasqua e Pasquetta abbastanza discutibile, di brutto tempo, vento, pioggia e tutto quello che è possibile, però dai, siamo qua a poterlo raccontare. Insomma, dalla tua Pasqua e Pasquetta com'è andata? Tutto bene? La mia è andata bene, piena di sole, forse fin troppo, perché ho rischiato quasi di bruciarmi. Io sono di Milano, ieri c'era un sole che spaccava le pietre, quindi mi stavo quasi per bruciare. Artista flambè, quindi potrebbe essere un'opzione interessante. Ovviamente avete capito, insomma, che con Nicolas parleremo un pochino, insomma, non soltanto di tutto il suo percorso artistico, logicamente parleremo anche proprio del suo terzo singolo che si chiama Se Manchi, logicamente per In Diffusione. Tra l'altro fammi salutare la community di In Diffusione, come sapete ovviamente la puntata va in onda anche lì, e fammi salutare chiaramente Adila, tutti i ragazzi, insomma, come sempre fammi mandare un ringraziamento, un saluto, anche perché sennò questa intervista non avrebbe potuto aver vita, ecco. Però prima di cominciare, Nicolas, vorrei fare la domanda di rito che faccio un po' a tutti gli artisti e voglio anche iniziare con te proprio in questa maniera. Tu ovviamente sei giovine, classe 98. Mi piace, ho letto una cosa nelle tue note che mi piace particolarmente. All'età di 12 anni, dopo aver visto il Festival di Sanremo, scrive la sua prima canzone e da lì non ha più smesso. È questo, diciamo, l'inizio, l'entrata nel mondo della musica? Coincide con questa esperienza all'età di 12 anni? Maturava già da prima? Raccontaci un po'. In realtà è proprio questo, nel senso che quando avevo 12 anni io ascoltavo già musica, però non avevo tutto l'interesse che poi negli anni si è andato a creare. L'unico della famiglia veramente appassionato era mio zio, e appunto all'età di 12 anni mi ha praticamente obbligato a guardare con lui il Festival di Sanremo, e io ne sono rimasto colpitissimo. I cantanti, le emozioni che trasmettevano a me mi hanno colpito fin da subito, e mi ricordo che tra me e me dicevo: voglio fare anch'io questa cosa, voglio anch'io trasmettere queste emozioni. E caso vuole che in casa avevo una chitarra anche mezza scordata, mezza rotta, io non sapevo neanche suonare, però distinto, finito il festival, l'ho presa e ho iniziato a scrivere. Da lì praticamente non ho veramente più smesso, nel senso che poi recentemente mi è capitato quasi per scherzo di contare tutti i brani che da quando avevo 12 anni ad oggi ho scritto, e superiamo quasi l'ottantina. Quindi quel festival per me è stato, diciamo,
un colpo di fulmine. Tra l'altro, mentre tu raccontavi, riflettevo un po' su quell'edizione del festival che fu, ovviamente, essendo tu del 98, 12 anni fu quella del 2010, dove vinse Valerio Scanu. Ma fu, tra l'altro, una tra le annate del festival più esplosive in assoluto, perché successe tutto quel delirio con Pupo, Emanuele Filiberto, che hanno tirato gli spartiti per aria. Un disastro, un delirio. È stato probabilmente anche quello che mi ha colpito così tanto. Una tra le edizioni più movimentate in assoluto. Sì, poi era reduce, diciamo, dai primi anni di Italia. Quindi c'era Valerio Scanu, altri artisti provenienti dai talent, ed erano i primi anni per il festival, diciamo, in cui si accoglievano artisti che arrivavano da quei mondi lì. E però è stato veramente qualcosa che ringrazio tutt'oggi, altrimenti non so come sarebbe andata la mia carriera musicale senza quel festival. Assolutamente, anche perché, ripeto, è stata sicuramente una sorta di entrata a gamba tesa nel mondo musicale, però logicamente davvero ha segnato l'inizio poi di questa tua carriera, che poi in realtà non si è più fermata. E appunto dopo le lezioni di chitarra arrivano le lezioni di canto, recentemente ho letto anche le lezioni di pianoforte. E nel 2017 leggo che formi una cover band. Raccontaci un po' di quell'esperienza, com'è nata l'idea, insomma, raccontaci proprio di quella cover band, raccontaci un po'. Allora, questa cover band è nata da me e un mio amico. Inizialmente eravamo solo io e lui, che provavamo tutti i giorni in camera. Avevamo questa camera mia, tutti i giorni ci provavamo. Passavamo il pomeriggio, a volte anche la notte, e suonavamo senza, diciamo, un obiettivo preciso. Un giorno ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: cerchiamo di farne qualcosa di più che una passione. Allora abbiamo deciso di creare una vera e propria band. Siamo arrivati a 6 membri. Diciamo che poi col passare del tempo, come hai detto tu, era una cover band. Io mi sono accorto che la mia urgenza era quella di far ascoltare i miei brani. Io dico sempre che nasco come autore prima di tutto, e sentivo l'urgenza di mettere al centro i miei brani. Quindi dopo un paio di anni di esperienza appunto con questa band, che mi è servito tantissimo, abbiamo fatto diversi live sia a Crema che a Milano, ho deciso, diciamo, di farmi da parte e di concentrarmi su me stesso, mettendo al centro quelli che sono appunto i miei brani, e da lì poi ho proseguito il mio percorso artistico. E tra l'altro leggo che poi ti sei messo in gioco anche in alcuni contest, come il Tour Music Fest, che torna spessissimo nelle nostre puntate. Dopodiché nel 2019 inizia il tuo percorso da solista. Che cosa è maturato, nel senso, perché poi hai fatto la scelta, il balzo proprio di iniziare una carriera da solo? Sicuramente, come dicevi tu, mettere al centro la tua musica, le tue emozioni, le tue canzoni, però diciamo, cosa ti è maturato alla fine, cosa è successo tale per cui hai detto: no, basta, adesso vado per la mia strada? Allora, diciamo che c'era quest'urgenza proprio forte appunto dal 2017 in poi di far ascoltare i miei brani. Come ti ho detto prima, quasi scherzando, ho più di 80 brani, e io scrivo perché mi viene da scrivere, non per far, diciamo, sentire le cose da altri. Però dopo un po' di tempo ti guardi un po' allo specchio e ti dici: ma cosa ne faccio con questi brani? Cioè, io comunque ho una dote, a me una cosa viene bene nella vita, che è quella di scrivere, è proprio una cosa naturale. E da lì ho sentito quest'urgenza di cercare di far ascoltare i miei brani. Ti dico la verità, c'è stato anche un momento, in realtà poco prima di entrare in diffusione, in cui in realtà ho pensato di
di mettere tutto da parte, nel senso che ho cercato per molto tempo di far conoscere i miei brani, e purtroppo questo non è, diciamo, un mondo semplice. Io ho avuto la fortuna di, diciamo, conoscere Francesco Tosoni, gli sono piaciuti i miei brani e con lui poi ho iniziato quello che io in realtà penso sia il mio vero percorso artistico. Quindi diciamo che è stato un percorso un po' di alti e bassi, però alla fine è sicuramente un percorso positivo. Assolutamente, anzi fammi proprio salutare Francesco, ovviamente, che è sempre tanto davvero disponibile ad ascoltarci, e davvero è sempre un piacere poter collaborare con lui. Dimmi una cosa, come è avvenuto il tuo incontro con In Diffusione? Come è entrata In Diffusione nella tua vita? Cosa è successo? Questo incontro al vertice, come è avvenuto? Allora, come ti dicevo prima, era un periodo in cui in realtà stavo pensando di accantonare tutto, anche perché io in quel periodo ho iniziato l'università, quindi gestire due cose di un certo peso non era per niente semplice. E una sera, quasi per caso, diciamo girando nel mondo di internet, mi è apparsa la pagina di In Diffusione, in cui appunto c'era scritto di proporre i propri brani. Avevo la chiave dietro, ho scaricato un po' di brani e li ho inviati a In Diffusione. Quasi subito, un paio di giorni dopo, mi è arrivata questa mail, mi pare, da Francesco, in cui diceva che appunto era rimasto colpito dal mio modo di scrivere, da alcuni brani, che voleva, diciamo, sentirmi e vedermi. Ti dico la verità, per un po' ho pensato fosse uno scherzo, cioè ho pensato qua c'è un inganno. Invece poi ci siamo sentiti, Francesco è una persona veramente d'oro, disponibile, e quindi appunto con lui poi ho iniziato questo percorso ormai 2 anni e mezzo fa, proprio nel momento quasi più buio, e da lì però poi è andato tutto benissimo. E proprio per In Diffusione, da marzo 2021 entri nella community e pubblichi i tuoi primi due singoli, Parole Poco Libere e Stella Cadente. Raccontaci un po' di questi due singoli, cosa raccontavano e cosa soprattutto volevi comunicare e fare arrivare sia con Parole Poco Libere che con Stella Cadente. Sono entrambi due brani molto diversi, e lo sono poi anche diciamo in relazione un po' alla canzone che è uscita adesso. E sono diversi perché Parole Poco Libere mette in evidenza un po', con Parole Poco Libere volevo mettere in evidenza un certo tipo di sonorità, un certo tipo di musica, di testo, e ci sono riuscito. E Parole Poco Libere parla di una persona che è fortemente indecisa, che non sa quello che vuole da se stessa e neanche, diciamo, dagli altri, e l'invito in questo caso è quello di aprirsi, di mettersi a nudo soprattutto con se stessi, che forse è poi la cosa più difficile, e di accettarsi, di accettare anche, diciamo, quelle risposte negative che a volte ci diamo noi stessi, ma che a volte neanche vogliamo sentire. Quindi diciamo che appunto Parole Poco Libere vuole mettere in evidenza un certo tipo di musicalità. Stella Cadente invece punta di più sulla profondità del testo, è un brano a cui io tengo tantissimo, parla di una persona molto piccola di età, di un bambino, che affronta delle difficoltà più grandi rispetto a quelle che un bambino normalmente dovrebbe affrontare. Diciamo, il tutto visto con i miei occhi mi ha fatto sentire a mia volta ancora più piccolo di lui. Quindi il messaggio in questo caso è quello che spesso, quasi tutti i giorni, noi pensiamo di avere problemi insormontabili che non si possono superare, però non è così, perché c'è sempre qualcuno che affronta difficoltà che sono molto più grandi delle nostre,
e se un bambino, diciamo, riesce a fare tutto questo da solo, possiamo farlo anche noi. Quindi questo è un po' il messaggio e la storia di questi due brani. Insomma, davvero fa molto, molto riflettere, così come, ed era qui che volevo arrivare, mi ha veramente tanto affascinato, adesso chiederò a te di raccontarci, la storia che c'è dietro il tuo terzo singolo, ovviamente sempre per In Diffusione, Se Manchi, che ricordiamo dal 14 aprile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Io ho letto l'abstract che c'è dietro Se Manchi, però vorrei che lo raccontassi tu, perché mi ha colpito particolarmente e non lo nascondo, nel senso che io da personaggio pubblico, avendo una vita comunque pubblica sui social, insomma, non ho mai fatto segreto, ecco, del fatto che proprio ciò che viene raccontato in Se Manchi mi colpisce e impatta su di me particolarmente. Però vorrei che fossi tu a raccontarmi e raccontarci di Se Manchi e della sua storia, che io ho trovato veramente meravigliosa. Allora, un anno e mezzo fa, praticamente, una sera mi trovavo in macchina con una persona e stavamo parlando del più e del meno. Durante questa chiacchierata, questa persona ha iniziato a raccontarmi di una sua vecchia fiamma, del suo amore passato e finito anni prima, ma che nonostante fosse appunto passato era ancora molto presente nei suoi occhi, nella sua memoria, nei suoi ricordi. E diciamo che io poi mi lascio molto trascinare da queste cose, e il giorno dopo aver ascoltato questa storia stavo andando a fare la spesa, ero in macchina e mi ricordo che c'era la radio accesa una certa, ho abbassato automaticamente cioè mi è venuto l'istinto abbassare la radio, perché sentivo in testa una melodia forte, cioè come se avesse un volume fortissimo, e ho iniziato a canticchiare questa melodia e io spesso, come dire, capisco subito se una cosa può funzionare oppure no, e a me ha colpito subito anche questa melodia a tal punto da dire torno indietro, torno in studio e mi metto a suonare. Così ho fatto, sono andato in studio e nel giro di 2 ore, che è una cosa che non mi capita mai, ho scritto il brano. E quindi penso che nel momento in cui un brano nasca in questo modo, la sua essenza sia veramente forte. Io ci tengo particolarmente a questo brano per diciamo tanti motivi, e uno tra questi è proprio il fatto che è nato nel giro di un paio d'ore praticamente, ed è quasi un anno e mezzo da quando appunto l'ho scritto, che io tutti i giorni, almeno una volta al giorno, mi metto ad ascoltarlo. Io non faccio mai questa cosa, non lo faccio né con le mie canzoni né con quelle di altri artisti, però sento proprio, come dire, la voglia di almeno una volta al giorno di mettermi lì e ascoltare questo brano. Vedi, Nicolas, ci sono situazioni, io è una cosa che ripeto tantissime volte, l'ho ripetuta in tutte le puntate, io ti parlo ancora prima che da speaker, veramente da cantautore. Ci sono emozioni, situazioni che ti portano quasi a dei passaggi obbligati. Senti talmente forte, a me è capitato tante volte, senti talmente forte di dentro di te l'appartenenza ad una storia, ad un vissuto, che se ti metti davanti ad un computer, davanti ad un pianoforte, davanti a una chitarra, cioè nasce da sé, ma lo senti talmente tanto tuo, talmente tanto appiccicato su di te, che davvero nasce da sé. È successo a te con Se Manchi, è successo tante volte a me con brani che ho composto, con brani che ho scritto, anche testi che ho scritto, quindi ti capisco particolarmente. Ed è proprio la classica, non la voglio neanche definire illuminazione, non la voglio neanche definire così, folgorazione, ma veramente quella fiamma che tu dici, cavolo, ma veramente è cucita su di me, insomma.
sì, a volte come se ti mettessi al pianoforte, alla chitarra, anche solo davanti al cellulare a registrare, e tutto quello che esce, esce da solo, tu sei solo un tramite. E questa cosa è interessante perché appunto tu rimani colpito che la dico io sono rimasto colpito che l'ha detta in una sua recente intervista ultimo, però è una cosa in cui ci si ritrova, perché dici, cavolo, mi è capitato anche a me. E a quanto pare non siamo gli unici, però è veramente, diciamo, bella questa cosa di sentirsi un po', di essere un po' un tramite, perché alla fine è la verità, tu ti metti a scrivere e a volte sembra che quello che scriva la penna in realtà lo faccia da sola, però siamo noi a farlo, anche se a volte non ci sembra. Assolutamente, assolutamente, veramente concordo tanto, soprattutto con questo bel concetto di tramite, concordo davvero tanto. Nicolas, siamo quasi in conclusione, io ovviamente ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Al solito in maniera molto informale, qualche spoiler, qualche aggiornamento, che cosa bolle in pentola, cosa ci aspetta nel prossimo futuro, progetti, idee, insomma dici un po'. Allora, io sono molto contento di quello che sto per dirti e ti spiego anche il perché. Questa domanda mi è stata fatta già nelle scorse interviste per gli altri brani. Diciamo che quando mi veniva fatta, in quel momento non avevo un'idea precisa di cosa rispondere. Sono contento perché in realtà adesso ce l'ho e ti dico, per quello che posso dirti, c'è già un progetto in mente che avrà diciamo vita tra un po' di tempo, quindi ci vuole molta pazienza, però mi ero promesso di iniziare a lavorare a questo progetto dopo l'uscita di Semanchi, non ce l'ho fatta, sono già praticamente 2 mesi che sto lavorando anche a questo nuovo progetto, quindi dico solamente che ci vorrà un bel po' di pazienza, però c'è qualcosa di molto bello che bolle in pentola, ecco. C'è della carne al fuoco, insomma, questo esatto. Davvero ci fa tanto piacere. Allora, grazie veramente ancora, Nicolas, per questa bella chiacchierata che ci siamo fatti insieme. Prima di concludere, ricordaci dove ti possiamo ascoltare. Mi potete ascoltare su YouTube, su Spotify, e poi potete ascoltare i miei brani sui social network, potete trovarmi su Instagram al nome di Nicolas Marconcini, e ormai sono giunto anch'io su TikTok, ho ceduto, quindi ci sono anche lì degli spezzoni dei miei brani e mi trovate con il nome di Nicolas Official. Va bene, grazie, grazie davvero tanto, e ovviamente prima di concludere fammi nuovamente ringraziare in diffusione, ovviamente nelle persone di Adile e Francesco, che saluto, e un saluto chiaramente lo faccio alla community ricordandovi sempre che In Diffusione è generatore di opportunità, e naturalmente vi ricordo Nicolas con Semanchi. Suoni nuovi. Bene, bene, cari amici, continuiamo la nostra trasmissione e lo facciamo con una band palermitana. Do il benvenuto agli State of Neptune nella persona di Francesco. Ciao Francesco, benvenuto a Suoni Nuovi. Ciao, ciao, ciao. Grazie per averci invitato. Grazie, grazie a te ovviamente. Io salutando te saluto ovviamente l'intera formazione, quindi ricordiamo Francesco Dalia, chitarra e voce, Elia Franzella basso, Manfredi Mansueto batteria. Ho sbagliato qualcosa? Ho detto tutto perfetto, giusto? Assolutamente, perfettissimo. Oh, che bello, che bello. Allora, caro Francesco, a me fa sempre piacere avere delle band ospiti perché mi danno la possibilità anche proprio di raccontare questo macro mondo, questo mondo enorme, gigantesco, bellissimo che è quello delle band. Voi vi siete formati a cavallo tra il 17 e il 18 a Palermo e dalle note leggevo che inizialmente eravate un duo, poi siete diventati un trio. Raccontami com'è nata la band, come mai questo passaggio da duo a trio? Allora, guarda, in realtà è una domanda interessante perché io e il batterista, io e Manfredi, venivamo da un progetto precedente che diciamo era iniziato quando avevamo più o meno 16-17 anni, si era interrotto poi alcuni anni dopo che avevamo appunto appena 20 anni, credo.
Con quel progetto lì, insomma, avevamo scritto le nostre prime cose, avevamo fatto un po' di esperienze in giro per la città. Sai, se poi arriva semplicemente quel momento in cui, come dire, ci sono alcuni che vogliono, sai, fare quel passo in più, no? Quindi esatto. Scrivere le evolversi cose, semplicemente. Cioè, sì, evolversi, cercare di rendere una cosa un po' più personale, un po' più seria, no? Quindi avevamo quei magari 5-6 brani scritti e volevamo capire cosa farne. C'era chi di noi a quel punto voleva renderle una cosa un po' più seria e chi no. Diciamo che poi a quel punto semplicemente le strade si sono separate, no? E io e Manfredi abbiamo continuato e proseguito appunto per questo motivo, io e lui. E da qui nasce quel periodo, diciamo, in duo, in cui inizialmente, ispirandoci anche a band, diciamo, che di recente negli ultimi anni sono diventate molto importanti, tipo i Royal Blood, non so se sì. È presente, che sono un solo bassista con un batterista, abbiamo pensato, ma sai che c'è, proviamo un attimo a vedere cosa riusciamo a combinare noi due insieme da soli, vediamo che ne esce. Sì, precisamente. E da quel momento poi in realtà sai, si approda a delle, sempre, poi è bello questo, no? Perché si approda poi piano piano a dove non pensavi neanche di arrivare, quindi sperimentando, chiusi nella sala prove per tanto tempo, piano piano è venuto fuori poi quello che ad oggi è il progetto dei State of Neptune, la prima canzone in assoluto che poi abbiamo scritto, che è diventata poi parte di questo primo disco che abbiamo pubblicato, si chiama Fury. E da quel momento in poi praticamente abbiamo detto, ok, qua abbiamo qualcosa per le mani. E abbiamo fondamentalmente poi piano piano evoluto quel suono lì, quella ricerca lì, fino ad arrivare poi appunto a prima della pandemia, in cui avevamo ormai più o meno un disco di circa appunto 10 tracce, che poi sono le tracce che sono diventate effettivamente Pulp of Stones, il nostro disco. Nel mezzo a tutto ciò noi siamo approdati alla Vasto Records, che è questa sala prove indipendente, etichetta indipendente che c'è qui a Palermo, e sostanzialmente dopo la pandemia, dopo aver registrato il disco, è entrato anche poi Elia nel gruppo e siamo ufficialmente poi diventati un trio, perché nel frattempo il progetto si era, diciamo, trasformato in un trio da un punto di vista di arrangiamenti, ecco, cioè comprendevano sia chitarra che bassi, e quindi poi Elia è entrato come bassista e la formazione, diciamo, attuale con la quale facciamo live, questa qui da ormai più di un anno comunque. Quindi sentendo il tuo racconto mi viene da pensare che la vostra identità artistica quindi è il risultato di un lavoro di introspezione, nel senso che voi avete impiegato tanto tempo per capire che tipo di sonorità volevate portare avanti, che tipo di messaggio volevate portare avanti, però chiaramente credo sia come dire un percorso che avete portato avanti progressivamente, ecco. Assolutamente, tu considera che appunto, diciamo, noi in questo momento la nostra esistenza è stata più dentro la sala prove che fuori proprio a livello temporale, in qualche modo, perché sì, hai ragione, noi abbiamo impiegato tantissimo tempo, in qualche modo poi volontariamente, no? Nel senso che proprio c'era una ricerca anche soltanto da un punto di vista, ad esempio io venivo da quel progetto lì e non ero un cantante all'epoca, negli ultimi anni poi ho praticamente scoperto una sorta di voce che in realtà poi ho capito dovuto in qualche modo io stesso allenare, no? Certo. Per arrivare a quello che volevo, cioè quello che poi abbiamo proposto effettivamente nel disco, che è un mix di influenze che va appunto dall'alternative al punk allo stoner, come gruppi appunto Tool, Nirvana, Queens of the Stone Age, Deftones, Caius, che più ne ha più ne metta. Però sì, assolutamente, per noi la ricerca è stata fondamentale, penso che sia in realtà come dire il passo veramente che bisogna fare, no? Come band, soprattutto oggi in cui
il mercato è molto saturo, no? Ed è facile poi finire per fare cose che in qualche modo semplicemente non sono, come dire, quelle che seriamente ti senti, no? Perché magari insegui trend, insegui delle influenze in maniera troppo superficiale, mentre invece scavando proprio in profondità riesci poi, secondo me, molto meglio a capire cosa vuoi dire prima di tutto tu e come poterlo dire agli altri, ecco. Quindi sì, assolutamente. Assolutamente. Leggevo sempre, man mano che ascoltavo il tuo racconto, leggevo le vostre note, mi è piaciuto che tra i vostri riferimenti essenziali ho letto davvero gruppi molto importanti, uno tra tutti per esempio Nirvana. In che modo la musica e le sonorità di questi gruppi così importanti sono poi andati a, come posso dire, così a fare quella che è la vostra musica? E questo tipo di ascendenze, di sonorità, di anche così ispirazione, in che maniera vi ha formato, in che maniera ha formato la vostra musica? Ok, domanda interessante. Io sono dell'idea che negli ultimi 30 anni il rock ha avuto e l'alternative, la musica alternativa in generale, per quanto in qualche modo appunto dopo i Nirvana sia in realtà andata via dai riflettori, no, del mainstream. La cosa che in realtà a me ha affascinato poi crescendo è stato scoprire negli anni, come proprio ascoltatore, tantissimi sottoboschi musicali che in realtà poi negli ultimi 30 anni la musica alternativa ha avuto, e quindi in questo senso, per esempio, appunto band come i Nirvana, i Tool, i Queens of the Stone Age, i Deftones e tantissime altre sono per me espressione del fatto che non ci si è mai fermati, capito? Per esempio c'è il famoso detto il rock è morto. No, il rock non è per niente morto. Assolutamente. Al massimo sono diventati i zombie quelli che pensano che il rock sia morto, perché esatto. c'è stato tantissimo, e questo è proprio questa cosa qui in realtà negli anni mi ha fatto pensare, ma perché non provare appunto a convogliare, no, un po' tutte queste influenze che attingono anche a elementi diversi. Per esempio in Nirvana appunto c'era quella onestà, quell'essere molto diretti, no, anche nel tipo di performance, oppure nei Tool c'è invece quella parte molto spirituale, molto cervellotica, oppure nei Queens of the Stone Age c'è quella parte molto ardente, molto quasi sessuale in qualche modo, no? Ci sono tutte queste componenti che a me risultava interessante cercare di fondere insieme in quello che poi è il progetto dei State of Nature, in quella che è la nostra musica, in cui io effettivamente poi, se ci andiamo per etichette, cerco un po', ho cercato insieme a Manfredi e adesso continuiamo a cercare insieme a Elia di mettere insieme tutte queste cose qua, che per me sono stati alcuni delle vette più alte, no? Che il rock, che la musica alternativa ha toccato nelle ultime decadi. Quindi i State of Neptune, diciamo, in qualche modo cercano di sintetizzare questa cosa qui, questa idea qui, cioè che il rock ha ancora roba da dire e soprattutto ci sono delle influenze in questo senso che hanno secondo me dettato la via e che non ho visto ancora in maniera sostanziale venire proposte come sto cercando di riproporle io e di chiaramente metterci, come dire, un che di personale nel farlo, ecco. Certo. Arriviamo a quello di cui accennavamo all'inizio, quindi il vostro primo disco, Pulp of Stones, che è uscito l'11 giugno 2022, lo ricordiamo, su etichetta Vastor Records.
Questo disco è il risultato, proprio come dicevamo all'inizio, di questo vostro lavoro di scrittura di questi testi, di queste canzoni, insomma, che poi vanno a formare il disco stesso. Ma qual è l'idea dietro Pulp of Stones? Cosa volevate raccontare con questo disco? Ok, dunque, Pulp of Stones in qualche modo è un riassunto di questi primi 25 anni di vita, no? Che poi sono quelli praticamente, appunto, che coincidono con l'uscita poi del disco. In questo momento ne ho 26, ne ho fatti a poco, ma mi interessava in realtà raccontare in qualche modo questo primo quarto, diciamo, di vita, diciamo, attraverso poi quella che è una narrazione un po' ciclica all'interno del disco, che si apre con Watershed e si chiude con Heavy Rain on a Sunny Day, che sono entrambi brani che hanno a che fare con questa immagine, diciamo, dell'acqua. Il punto è, io mi sono reso conto negli anni che ero entrato in una sorta di strana condizione di apatia verso me stesso, verso gli altri, verso tante cose. E la prima canzone, che è Watershed, in realtà parla proprio di questo, cioè di trovarsi in una condizione in cui ormai non si riesce più a distinguere, no, tra le vere emozioni, quelle che sia interne a noi, sia quelle che si vedono ormai proiettate quotidianamente sui social. E quindi c'è una richiesta, insomma, di essere in qualche modo proprio sommerso, no, dalla vita, dalle esperienze, da qualcosa che ti risvegli da un determinato torpore. Che ti salvi dalle sabbie mobili, insomma. Sì. E per me, diciamo, in qualche modo è stata anche questa la sfida, no? Io a un certo punto mi sono dedicato, no, dalla fine della pandemia in poi, e anche prima, la mia missione era diventata scrivere questo disco, farlo, perché prima di tutto dovevo dimostrare un po' qualcosa a me stesso, era un sogno che avevo fin da sempre, e quindi ho messo da parte davvero tante cose per poterlo fare, quindi in qualche modo questa cosa riflette questo aspetto qui. E il disco poi si conclude, diciamo, con Heavy Rain on a Sunny Day, che rappresenta una riflessione generale sulla condizione in cui in questo momento vedo, no, la mia vita, è un po' la mia vita rispetto al mondo, che si conclude con una serie di domande, cioè così che andrà, c'è qualcosa che non va in me. Essenzialmente Pulp of Stones nelle sue 10 canzoni cerca di raccontare un po' questo, alcuni dilemmi un po' molto personali, che però penso che possano essere in realtà estremamente condivisibili in qualche modo, certo, nella lettura, certo. Tutti si possono ritrovare in qualche modo a dover affrontare questo tipo di condizione, no? Mentale, se vuoi, oltre che a volte proprio fisica, quindi un po' le dipendenze, un po' le manie di controllo, un po' le difficoltà proprio nel relazionarsi in maniera sana con gli altri. Quindi Pulp of Stones è questo, diciamo, l'idea dell'immagine del titolo sta a simboleggiare questo, ovvero un'immagine quasi impossibile, no? Nel senso che una polpa di pietre viene un po' difficile da pensarlo, però in realtà ci sono degli elementi naturali che in qualche modo sono polpa di pietre, per esempio la sabbia, prima hai citato le sabbie mobili, infatti è una molto azzeccato, o la lava, sono tutti elementi che quasi uno non ci fa troppo caso, ma praticamente è il tempo che trasforma tutte cose, no? Ed è molto interessante per me questa idea qui, il fatto che dentro di noi ci tendiamo a diventare pietre in qualche modo, e sciogliere questa pietra, come dico nella canzone Endolith, liberarsi, no, uscire da questa pietra, può essere, penso, una svolta importante per ognuno di noi, combattere appunto seriamente i propri demoni, ecco.
Mi piace quando i lavori degli artisti hanno un significato così profondo e così introspettivo. Credo sia davvero un valore aggiunto che viene dato a delle interviste che poi raccontano davvero, vedi, tutto questo mondo che esce fuori. Davvero lo trovo molto 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 interessante, assolutamente. Io veramente ti voglio ringraziare, ma logicamente, ripeto, ringraziare te e ringrazio ovviamente anche i ragazzi. Prima di concludere la nostra intervista, work in progress, prossimamente cosa accadrà? Cosa bolle in pentola? Sì, certo. Dunque, noi, guarda, abbiamo due videoclip in questo momento in lavorazione, sono quasi in fase di ultimazione, che riguardano due brani del disco. Uno è Paradox, sì, e l'altro è Ambiental. Stiamo collaborando con un videomaker da una parte e con un'animatrice dall'altra. Secondo me sono persone veramente di talento e non vediamo l'ora di poterli pubblicare e di poter appunto iniziare a ampliare un po' l'esperienza che per noi sono i State of Neptune anche in quell'ambito lì. Videoclip, si sa che vanno molto a braccetto, diciamo, con la musica. Quindi ci sono questi videoclip in arrivo. Niente, nel prossimo futuro sicuramente ci saranno altri live. Probabilmente adesso faremo una produzione fisica del disco. È perché ci abbiamo anche all'anno dall'uscita, no? All'anniversario dell'uscita, quindi vogliamo preparare qualcosa di particolare. Abbiamo delle riprese dei tempi delle registrazioni su cui vorremmo lavorare per creare dei contenuti interessanti, quasi a livello di documentario, insomma. Però abbiamo un po' di cose e soprattutto stiamo scrivendo nuova musica. Abbiamo già portato in live dei nuovi brani su cui stiamo lavorando veramente tanto, e quindi il secondo disco è un'ipotesi molto reale, che speriamo bello. Di poter fare in breve. Che bello, che bello. Prima di salutarci, ci ricordi dove vi possiamo ascoltare? Certo, praticamente ovunque, nel senso che siamo presenti su praticamente tutte le piattaforme digitali, da Spotify, Apple Music, insomma quelle più conosciute, ma siamo anche su YouTube, chiaramente siamo sui social, siamo su Bandcamp, siamo praticamente ovunque. Come State of Neptune ci si trova fondamentalmente in qualunque ambito. Non si può scappare, assolutamente. E allora io davvero ringrazio Francesco, ovviamente ringraziando lui saluto anche Elia e Manfredi, e vi ricordo ovviamente che quando volete tornare sarete sempre i nostri meravigliosi ospiti, le porte della trasmissione per voi sono sempre aperte. Ti ringrazio Daniele, è stato un piacere per me e per i ragazzi che naturalmente ti salutano tutti. Un abbraccio grande, grazie mille per l'opportunità. Grazie ancora a te e io vi ricordo, prima di concludere, gli State of Neptune. Suoni nuovi. Bene cari amici, è tutto anche per oggi, ma prima di salutarci vi voglio ricordare, se volete partecipare al programma, diventate follower del mio profilo Instagram, il Jombagram, e scrivetemi dalla posta privata per tutti i dettagli. Stessa cosa se siete una band o rappresentate uno o più artisti, siete un ufficio stampa, un'etichetta discografica, scrivetemi proprio dalla posta privata per ottenere tutti i dettagli. E prima di salutarci vi ricordo che Suoni Nuovi va in onda anche su Radio in Diffusione, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19, in replica sabato e domenica dalle 12 alle 13, ovviamente su www.indiffusione.com. Salutiamo gli amici e tutta la community di Radio in Diffusione. E dal vostro Jomba, come sempre, a tutti voi un caldo saluto. Ciao! Suoni nuovi, il suono della nuova musica. Conduce in studio Jomba.